Eccola qua. Eccola qua, eccola qua. Cassiopeia. Dobbiamo fare 30 kill, ricordo. Io l'ultima volta che l'ho giocata ci ho fatto pentakill a caso totalmente. Infatti qui nel sito è segnato, come potete ben vedere, pentakill con Cassiopeia. Però effettivamente non mi ricordo, andiamo a controllare un attimo, che build avevo fatto. Perché la build, se ho fatto pentakill, cioè era una signor build. Banniamo Akali che è più sfuggente di Katarina. È molto bello il mecisto, ragazzi. Bard, 33 kill, pentakill. Camille, Cassio, pentakill. Poi Camille, pentakill pure lei. Ale, tutte pentakill. Alla fine abbiamo fatto pentakill anche nella 30 kill. Cioè stiamo facendo una Z pentakill challenge e una, è la sotto challenge. Mentre faccio 30 faccio anche penta. Quindi facciamo entrambe le cose. Abbiamo sia Lux che Miss Fortune contro. Ma guarda un po' te che strano. Ma chi è? Ma che bot è, ragazzi? Qualcuno la conosce? Oddio che sguardo. Sembra la cattiva di Resident Evil. Ok, andiamo con la goccia. Guardate qua, abbiamo Vision qua. Mi l'ha insegnato la mia ragazza. Perché giocando con lei diceva: guarda, guarda, si illumina qua perché c'è la faccia di Faker. Vedete che fa shh. Adesso è sparita. Molto bene. Buonasera, ciao Spillo Luca. No, non è detto che la counter in Omena. Devono essere bravi. È molto forte quella. Chi è che c'era che aveva pochi counter? Non mi ricordo. Però comunque c'era. E Irelia per esempio è bella, bella forte anche. Incrollabile la Master. No chance to win. Croissant. You gonna regret banning Akali. Ah, ho fatto bene a bannare Akali allora. Era un main Akali. Ok. Sì sì, Yasuo mi ha sfidato. Allora adesso vedremo se sarà così. Effettivamente Yasuo col Windows ci dà problemi, però secondo me Akali ce ne dava di più per fare tante kill. Vediamo quanto regretteremo questa cosa, per ora l'ho permettato. Comunque il Conqueror dovrebbe perdere una stacca alla volta. Piccola opinione personale. Ah, Yasuo, come ti stanno andando le cose? Allora, dov'è il regretting? Mi sa che qualcuno qui sta rosicando. Vediamo come prosegue. Magari diventa più sveglio dopo. Ah, effettivamente... non puoi flashare con quella cosa lì sotto, mio caro. Lo so che volevi flashare all'ultimo, ma ecco a te la colla. Dov'è il regret? Non lo vedo. I have never seen this champion. What the fuck is this? Meno male che dovevo regrettare. A Snake? Yes. And I'm not regretting banning Akali. poverino. La violenza è così sgraziata. Giusto, l'immagine della Z30 che ragazzi, non l'ho messa, scusate. Thank you. Grazie di avermelo ricordato. Non vanno ste cose. Mannaggia. Attenti, Mordo. E si è un po' arrabbiato. Non è nemmeno un counter, ma... Di cosa? Di Cassio? Kali? Certo, ma tu non lo sai che cosa countera Kali. Countera la mia sfida, non il mio champion.
Non capiresti mai il mio ban. Guarda, poverino. Lo Yasuo main, cioè anzi, la Kali main. Il Godosium, andiamo top. Che succede? Il mio team intanto int. Ai ai ai. Pay to win, lol. Vabbè. Se stanno in due in lane, io non posso farci nulla. Ok, dobbiamo scegliere il primo item con cui buildare la nostra Cassio. Warwick is gonna build really hard. Beh, Warwick il Loelo è il god della giungla, quindi ci sta. Dobbiamo scegliere il primo item, abbiamo molte scelte. Abbiamo lo Shadow dell'Arcangelo, visto che viene la goccia, è il top. Però ci fa fare, diciamo, meno danno, ma ci dà più salvezza. La torcia può essere buona, anche se alla fine con Cassio il nostro intento è shottare il prima possibile. Non fare il DPS. Vogliamo bruciare i nemici nel tempo, ma vogliamo shottarli. Eh beh, sì, sicuramente se Warwick si fida sorrendono meno di certo. Non si può giocare contro questo campione, ragazzi, mi dispiace, ma se ti prende una volta sei morto. Ma avete visto quanto è forte sta roba? Attacking me for no reason, nice. Ah no, sei solo il mio nemico, non è che ti attacco per nessuna ragione. Oh, sorry. I will not attack you, ok. No. Fammi scrivere. Oh, quanto è veloce. Vabbè. Così. Surrenda meno lui solo. Perché... Sì, la W Yasuo non la para, però comunque, cioè non la sta usando. Però comunque quanto è forte Cassio. Ti prende una volta con... la Q... E ti continua a inseguire. E tu non puoi far niente. È fortissima. Perché lei guadagna in speed. Poi ti slowa con questo e ti rifà la Q di nuovo. E continua a farti danno con la E. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, lei ti cura pure. Ha uno scaling sulla cura, vedete. Recupera 10, che equivale all'11,5% degli AP come salute. Why do people know how to play the game? Come mai? Come mai le persone... sanno come giocare a questo gioco? Io non lo so. Sono 0-3 con Yasuo, faccio schifo. E mi rendo conto della gente che sa giocare a questo gioco. Come mai? Ma che domande esistenziali si sta facendo questo Yasuo, ragazzi? È fuori di testa. Io non ho mai visto una persona così fuori di testa. Aiuto. Quindi sì, la Q non fa un cazzo. Il segreto infatti è non missarla. Guardala. Ecco qua. Wow, this champ is insane. Ti piace quel che vedi? Effettivamente è fortissima. Cioè, io... Ok, che lui è veramente stupido, ragazzi. Ma una persona che scrive queste cose... Come mai le persone sanno giocare? Non ho mai giocato contro questo personaggio. Perché mi ha bannato il champion? Cioè, una persona che si fa queste domande... Non mi aspetto che sia molto brava. Six more deaths to your power spike. Vabbè, ciao. Ragazzi, ma allora io dico, no, ok, può essere che sia scarso perché Iron, ma sto tizio, ma si sta impegnando, non lo so. Lui dice non è possibile che tu sia Iron, ma lui non fa un Windwall. Cioè, la cosa che countera questa roba qui, basterebbe il Windwall e ciao, non gli faccio più danno con la E. Non l'ha fatto, di nuovo, ma perché? Cioè, grazie, va bene. La challenge è facile in questo modo, thank you, però non capisco se lui lo fa apposta. Secondo me è lui che lo fa apposta, dai, non è possibile. Guarda, la salì si fa picchiare, ragazzi. Cioè, boh, un manichino, non lo so.
Forse non ha mai giocato a LOL, magari ha comprato l'account, che ne so. Vabbè. Non ho più mana, Broschi. Dai, senti, da me che c'è. Ho scritto a Yuzu che non può essere reale, non può davvero essere così schifoso. È imbarazzante. Il problema è che così non ti dà manco gold, è come ammazzare un carretto. Beh, però mi ha dato tutti i gold che poteva darmi fino adesso. Gli Yasumen sono persone strane, ma molte, molte. È la del Biriel. Cugino, calmati, sennò sorrendono un minuto. Ma io non sto facendo niente, ragazzi. Cioè, letteralmente, io gli faccio la spell e lui sta lì a morire. Guarda, guardalo. Cioè... Windwall? No! Flashiamo. Cioè, vedete? Io non faccio niente, io lo attacco come farei normalmente con qualsiasi persona, però lui resta lì a farsi ammazzare. Ah sì, sto proprio regrettando non aver banato Akali. Forse lo regretto perché lo stompo così tanto che surrendano subito e non posso completare la Z30. Questo è lo Yasuo più scarso che esista sulla faccia della terra. Ciao Dexis, grazie del premio e benvenuto. Prima volta qui abbonato sul mio canale. Let's go. E dato che ti sei abbonato per la prima volta sul mio canale, chi si abbona la prima volta ha diritto a scegliere un pick. Quindi vada, scelga pure un champion e una build che vuoi che giochi. E io lo farò. Yes, davvero. Tutte queste informazioni le potete trovare, ragazzi, facendo punto esclamativo negozio, in cui ci sono tutti i modi per proporre i pick. Sia, ve li ripeto un po', prima volta abbonati, 12 mesi di sub, 50 live di fila viste e tante altre cose. Un nemico è stato ucciso. Ciao Cerpe, buonasera! Magari lo fa apposta per arrivare a 0-10 e poi stompare. Sì, in realtà è un vero challenger, sta facendo apposta. Guarda, guarda, Ciao, ciao, ora morirà perché, boh, il veleno. No, forse non muore, ok, si salva. Ma... Mai visto una persona così, ragazzi, mai visto. Sembra quasi... un abuso ucciderlo, mi sembra, mi dispiace per lui, provo pietà. Conosce la challenge e ti sta aiutando palese. Tutto bene, Cerpe? Signori della chat, buonasera, ma ciao Kyuma, ben arrivati. Purtroppo arrivo solo ora perché mi ero addormentato, ma fortunatamente la sveglia messa per la live del sensei ha suonato e mi scuso per riguardo. Ma figurati, ma addirittura la sveglia per la live. Ma Kyuma, ma lei è un vero fan. Mamma mia. Grazie mille, Kyuma, di questo messaggio. E alla Banyu! Grazie dei 4 mesi! Aphelios full mana top. Aphelios full mana top. No, basta. No, non lo farò mai. Aphelios full mana top. Arriva 50 live di fila e lo facciamo. Vediamo. È dura non perderne neanche una. Ok. Aspettiamo anche quest'altro bastone colossale, così vediamo cosa fare con questi due bastoni. Non è arrivata la notifica su Discord. Ma come? Hai un desiderio oppure ne vuoi uno? Cosa fa Discord? Oh! Sto bot di merda non è andato. Vabbè, va bene, ci sono, l'ho fatta io la notifica. Grazie mille al Tabzak di avermelo fatto notare così. Ti dicevo, ma che cazzo, oggi non abbiamo 1000 spect. Come mai? Sono in ritardo, stavo giocando Dark. Bravo, Teo Z. All'inizio è molto difficile come gioco, eh. C'è molto da dover capire e scoprire. È uno dei survival più difficili. Serie di uccisioni. Soprattutto se non ci hai mai giocato.
Ha fatto il Windwall? Ma contro Xin ha fatto il Windwall? Non l'ho visto. È incredibile, contro un champion che non fa niente. Ma forse lui pensa che dato che spawno le cose da sotto, lui il suo Windwall non può funzionare contro di me. Per questo non lo usa. Chissà. Prima volta che ulto contro di lui, praticamente. No, io voglio restare qui con questa vita. Almeno magari si sveglia. Gli diamo un gold reset. Ma non è possibile, ragazzi. È stato fermo lì per farsi uccidere. Oh, cazzo, chi è lui? Tappato da Warwick. Era meglio morire da Xante, ma vabbè, così sorrendono meno. Allora ce l'ha il Windows, l'ha sbloccato, almeno lo sappiamo. Pensavo che non l'avesse nemmeno sbloccato. Ciao Snakdal. Ovviamente ho finito l'ultimo esame della magistrale, ma allora sei proprio OP, adesso avrai il premio Nobile. Ormai non compri le scarpe? Gino? Sono full AD loro, quindi penso che la Zonia sia una bella cosa. Ma prima della Zonia direi questo, perché ovviamente non comprando le scarpe ho bisogno di Mind Speed. Non compro le scarpe perché costano troppo, porto cala. Non me le posso permettere. Ho speso tutto per la mia skin di Ari. Ehi, pay to win, at least buy a skin 2x di... Perché c'è partito un FF da noi? Che cosa sta succedendo? Chi è che è il drogato qua? Olè! Il Windwall, ragazzi! Il Windwall esiste! L'ho visto! L'ha fatto contro di me! Malissimo, perché l'ha fatto dall'altra parte! Ma l'ha fatto! È 70 freschine, I don't pay... End use. Minchia, ha ottenuto 70 free skin questo. Come ha fatto? Sta imparando. Nuova sfida, usare solo mouse e un tasto sulla tastiera. Che fare, si può fare. Si potrà fare. Cominciano con un sussurro. Devi uccidere dei dinosauri e attaccarli con una piccozza o l'ascia. Sì, piano piano lo capisce il champion. Pazienza, tesoro. Furia. Facevo una carica conto che sono esperto sulle torri. Quel consiglio per giocare Kindred? Divertiti. Che consiglio, eh? Seguimi per altri consigli. No, io mi diverto con Akali veramente. Cioè con Akali, con Kindred. Perché cosa faccio? Io penso a tipo a cacciare le stack. E mi diverte molto pensare a essere un cacciatore che caccia le stack. E vado a caccia di quelle. Comunque, studiati come escono le taglie. Cioè, se tipo esce sul Gromp, allora la volta dopo uscirà tipo su, che ne so, Piccione, non mi ricordo com'è. Però c'è un pattern preciso. Ecco, molto bene, molto bene. Sulla wiki c'è scritto tutto, te lo impari e fai. Cerchi di predittare dove usciranno le taglie nella giungla nemica, così ti fai circa già trovare lì e sei pronto. Sì, escono anche sui buff le taglie, però lì, dopo un tot di taglie che hai. È 0-10-0! Ragazzi, ha raggiunto il power spike!
0-10, ora guadagnerà assist o kill a caso, guardate. È 0-10-0, non sta succedendo niente. Non sta succedendo niente. Adesso gli aumenta lo score, scommettiamo? Qualcosa gli aumenta, perché il power spike, il potere... Ecco, guardate! È arrivato in lane un assist in più, così! A caso! Non è successo niente, ha un assist in più! Come fa? È la leggenda del power spike, ragazzi, è reale. Io ci ho fatto un video sopra su sta cosa. Punto esclamativo Yasuo per vedere il video dove ho fatto 0-10 per poi vincere il game così. Talmente a caso, ragazzi. Ha guadagnato un assist. Da 100 gold, sì. Wow, this wave add a cannon extra. Come fai a essere così forte? Ma sarà che sei 0-10 e io ho 11 kill? Ma... The legend was the true. Ma a me va benissimo, perché la sfida è fare 30 kill e siamo già a 11 grazie a lui. Olè! Fotto! Ora vorrei fare la tattica della Vietcong, però mi sa che il mio team non è d'accordo. Come fa a sapere che sono qua, eh? La smetti di essere brava di saperlo? La smetti di sapere. Oh no, lui è il più forte. Il campione numero uno. Il campione più forte del gioco. Quel video rimane una perla. Ci hai perso un account, ma ne valsa la pena. Sì. Ma tutti i miei compagni incazzati, vi ricordate? Cioè, era bellissimo. Tutti arrabbiati con me che ero 0-10. E poi li ho carriati, ma continuavano a essere arrabbiati perché, per principio, all'inizio siamo iniziati arrabbiati. Non possiamo fare pace, anche se ci stai carriando. Ormai sono arrabbiato con te. Fine. Puoi fare quello che vuoi. Puoi carriarmi il culo, ma io rimarrò arrabbiato. Comunque, Magic Resist, Magic Resist, Magic Resist, Magic Resist. Mi sa che è il momento di fare la Voidstep. Buonasera, Gabriele. Buonasera a tutti, anche voi, amici del tubo. Che siete sempre più silenziosi, non scrivete mai in chat. Però, vabbè. Mi ricordo il Jarvan che ti insultava e ti facevi complimenti allo stesso tempo. E non mi ricordo se mi facevi complimenti, mi ricordo solo insulti. Preso, velocissimo. Io mi ricordo solo gli insulti. Sì, a me piace il Crypto Bloom per il CDR. Però diciamo che Cassio non ne ha bisogno. Io ho paura che surrendino di più così, eh. Perché non ammazzi il mio team? Mentre ammazzo il tuo. Facciamo questo patto. Patto di belligeranza. Patto di ostilità. Sì, il Bodum è arrivato. Ci prepariamo. Ci prepariamo per l'arrivo di agosto, ragazzi. Tutti, offro io. Tutti in festa. Tutti in festa. Buonasera. Ciao, Kilg. Grazie mille, Silbo. Comunque ci vuole skill per usare la meglio Cass. Al meglio Cass. Fate fare la rotation giusta delle spell. Sì, sicuramente non è semplice comunque Cassio come champion. Adesso magari lo sto facendo sembrare semplice, però in realtà non lo è molto. Io stesso sicuramente potrei giocarla meglio se fossi main, però non lo sono, quindi... Questo gameplay è quello che posso offrirvi. Buonasera, ciao Paolo! Attenzione, è troppo forte Warwick. Uccidi il mio team, bravo, adesso io uccido te. Siamo pari. Patto di belligeranza. Qualcun altro? Carneficina. Troppo, 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 troppo. Allora, scriviamo delle cose in chat all. Cugino Evil Time. Ragazzi, cosa posso scrivere? Consigli? We can win it. No. I don't think.
Qualcuno era d'accordo con me. Abbiamo due voti sul sì. Attenzione. Consiglio per non farli surrendare English or Spanish. C'era un carretto in mezzo a quelle due kill. Bardo lo vedo come in corso, ma hai segnato un game con 33 kill. Mi sento un po' confuso. Amadori, mi sono sbagliato allora a segnare quella roba. Non so se ci sia codice barra in chat che può già fixare la cosa, ma vediamo. Oh, muovi le pedine. Ciao Ginny, buonasera. Qui ho visto qualcuno che voleva darmi una kill. No, non voleva in realtà, ha usato il ghost. Mi sa che mi sono sbagliato allora. Dove va? Certo, Gesù, ho detto zitto, sta pushando tutto, eh. Quello là è un cretino. Oh, bravo Warwick, massacrali. Siamo a 17 uccisioni, ragazzi. Dai, dai, dai. Resa. Quanti danni fa sta roba, ragazzi? Ma è illegale. È illegale? Potrebbe fare addirittura jungle. La tua squadra di... Quanti carretti questa partita? Sì, sì, allora vai, in realtà io ho 13 morti a Yasuo, quindi in realtà io ho 6 kill e 13 carretti in più. Sono bravissimo a farmare carretti. Io in questa partita non ne sto missando uno, anzi ne ho fatti di più di quelli che sono spawnati. Aiuto! Cioè no, scusami, vai pure a uccidere tutti. Ogmogus, 7 live di fila viste, let's go! Phoenix, mi puoi segnare? Mi puoi mandare un messaggio in privato su Discord ricordandomi che dopo la live devo sistemare la cosa di Bard della Z30 kill? Grazie. Cugino basta giocare partite PvE, gioca le ranked. Oddio, tutti qua, si fa penta? La pentolaccia. E invece no, mi sa. Però, due kill ce le portiamo a casa, siamo a 21! Oh yes! Oh yes, 21. Sono molto contrario, mi devo subire pure la pubblicità, che vita di merda. Quante pubblicità ci sono? Medaglia d'argento assicurata, bravi, intanto questa ce la prendiamo. Una penta e una quadra. Facciamo tutto con questa cassa, sì. Esatto, Giorgio, fai la sub come ti consiglia Ginny. 2-3 publi. Non so, io ho messo 30 secondi all'ora, che è il minimo, quindi dovrebbero essere sì 2 da 15 secondi. Però stavo pensando di alzarlo a un minuto all'ora. Adesso vediamo, ragazzi. Voi cosa ne pensate? Volete più pubblicità o volete meno? Sentiamo. Le domande ovvie. Minchia, ma che fastidio, ragazzi, le pubblicità comunque. Per questo che l'ho messo al minimo. Cioè, io sto guardando delle serie su Prime. Adesso ho iniziato, per esempio, una serie che si chiama Fallout. E praticamente mi dà fastidio perché tipo mettono le pubblicità ogni 2 secondi. Cioè, ogni tipo 15 minuti di un episodio c'è una pubblicità. Ci sono 1, 2, 3 pubblicità a volte. Veramente tremendo. Cazzo, me l'hanno rubato. Attenzione a aspettare qui che rischiamo, eh. Rischiamo di vincere. Quindi non sono abituato a vedere pubblicità su questo canale da tipo 3 anni. Ah, ma ti ricordo che sono Zawitti? Ah, ma sei Zawitti! No, Zawitti! No! Dai, dai, dai che lo riprendi. Non è ancora ripreso? Hai un desiderio?
meglio oppure non vuoi meno? Hai preso del veleno. Hai preso del veleno, eh? Vai, vai che c'è un altro fungo. No, non era un fungo. Vai che lo trovi un fungo, madonna. Arrivo io. W. Cazzo. Q. Q. Prendi fungo, prendi fungo, prendi fungo. No, è sparito il fungo un secondo prima. Mori. L'inseguimento. Of course. Ha usato il window, non me ne ero manco accorto. Se porto Twitch non mi caga. Ehi, benvenuto su Twitch. Il supporto qui non esiste. L'ho vista pure uno o due mesi fa e ne metteva pochissime. Tipo una o due a inizio di ogni episodio. Su Amazon la pubblicità è un qualcosa di scandaloso, considerando che c'è pacchino tot all'anno, esatto, è veramente, l'hanno aumentata a dismisura, ragazzi, fa veramente schifo. Comunque, sì, magari l'avete vista due o tre mesi fa, di queste pubblicità a me hanno iniziato a spuntare fuori da circa uno o due mesi, mi pare, le hanno iniziato a mettere, quindi se l'hai vista più di tot tempo, Sassangul magari non ce n'erano molte, adesso proprio veramente in mezzo agli episodi. Sto vedendo tipo Invincible, che quant'è sono gli episodi, 40 minuti? 6 pubblicità in mezzo. Sia prima appena lo apri, sia in mezzo due. E quindi dice, ma porca puttana. Ti piace quel che vedi? E infatti spero veramente che la gente lo usi il meno possibile, che la gente usi di più Netflix o roba così, che non hanno la pubblicità, e spero che non lo mettano. Anche lì adesso vedendo che l'hanno messo Amazon, ma probabilmente lo metteranno tutti adesso dopo averlo, che l'ha fatto Amazon. Anche se secondo me sarebbe una mossa più intelligente non metterlo. Tipo, se Netflix non le mette, tutti saranno più felici di usare Netflix, perché appunto diranno, vabbè, qua non ci sono le pubblicità ogni due secondi. C'è una bella differenza. Comunque no, non va bene questo fight, siamo... Stiamo vincendo troppo, abbiamo il Baron. Rischiamo qua, eh. No, la penta non basta qui. Ci vuole l'hexakill. Devo provare a uccidere quegli inutili, tipo Yasuo e Miss Fortune, che sembra fare schifo. Gli altri li lascio in vita, vediamo. Codice, io sarò senza account, ma tu sei senza lavoro. Sei licenziato. Ragazzi, Giorgio ha la sub da anni sul mio canale, poverino. Ice Clown, buonasera, cugino Urf. Spam di cugino Urf in chat. Iniziato da Ice Clown, come sempre, vai. Seguilo pure, non ho un nome. Vogliamo una chat dorata qua. Netflix ci costa abbastanza, poi hanno messo la roba della non condivisione, se mettono anche la pubblicità ci si butta tutti sulla pirateria. Oh dai, non fate le kill, hanno ucciso VV, mannaggia. Devo uccidere quelli inutili, tipo Yasuo, però ho paura qua. Oh, sentite, facciamo... ma si è scappato. Eccola qua la chat dorata. Scusa, non uccido più nessuno. 5 kill mancano, ragazzi. 5 kill mancano. Cazzo, cazzo, cazzo. Preso! 4 kill!
Calma, calmate, calmatevi, calmatevi. Drake. Aspettate a farlo. Oddio. Niente, stupidi. Xin l'ha capito. Thank you, Xin. Battle day. At least you. Almeno Xin ha capito, però gli altri sono un po' scemi. Facciamo questo per sloware. Addio. E non posso fightare con l'Elder sui miei compagni e non su di me. Come faccio? Le prendono tutte loro. Cazzo, ragazzi, non prendiamo la 30 kill per sta cacata? Io come faccio a fightare adesso? Come faccio a fightare adesso? Baron, guys. Buonasera, Dorian. Porca troia, Xante è un problema lì. Niente. Però l'Elder sta per finire. No, io devo pregare che non vincano il fight. Ho bisogno di 30 kill. Sta per finire l'Elder, ragazzi. Guardate l'Elder a quant'è. Muori, ti prego. Elder finito, ok. Cazzo. No, 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 non finire, non finire, non finire. Capottana, che tempo in merda, vi odio, siete degli stronzi. No, BG, vaffanculo, coglioni di merda. Mamma mia. Cioè, gliel'ho chiesto 10.000 volte. Gli ho chiesto aspettatemi per l'Herder. Gli ho chiesto ho bisogno di 3 kill. No. Viene fregato una minchia. Mi hanno ringraziato per il carry e mi hanno mandato a fanculo a me. Ah, grazie.